Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono Asietta Cuore e non so perché ho preso un pennarello, ma vabbè. Allora, sono in questo nuovo video per parlarvi delle top 5 film Disney che mi sono piaciute di più al mondo. Allora ragazzi, voglio subito iniziare a dirvi che la Disney... Sentite il rumore, mia madre che sta pulendo. Madre, fammi un rumore per cortesia. Non si può. Comunque, la Disney è stata sempre una dei miei marchi preferiti come animazioni. Cioè, la Disney mi ha insegnato a crescere, mi ha insegnato molte cose più che cartoni animati stupidi come fanno al giorno d'oggi. Purtroppo fanno cartoni stupidi, penso io, che li fanno troppo mali. Comunque, ho deciso quindi oggi di dirvi i 5 film Disney. Sì, 10, no, 5 film Disney che ho sempre preferito. Giuro, ce ne sono un sacco di film Disney che mi sono sempre piaciuti. Anzi, mi piacerebbero tutti. Ma dai, ho deciso di fare questo top 5 perché non si può farne tutti. Purtroppo potevo farne anche 10 di 10 film preferiti, ma ce ne sarebbero troppi. E quindi l'altra metà per cento la lascio stare e faccio vedere quelli miei più importanti della mia infanzia. Iniziamo subito ragazzi. Quinta posizione che voglio mettere è Gobbo di Notre Dame. Allora, Gobbo di Notre Dame, c'è questo Quasimodo che ha un occhio gonfio e zoppo e anche una gobba. Anche se per me, vi dico la verità, non è così brutto. Io lo vedo così, non vedo così brutto questo uomo, anzi... è il mio personaggio preferito, anche se molti lo considerano brutto perché c'ha la gobba, è diverso dagli altri. Io subito vi dico la verità, nel film, a parte Esmeralda con questo prete, anche tra questa storia che il prete vuole lei, mi è sempre interessato di più Quasimodo, siccome lui era... sì, nel senso, la gente lo vedeva sempre diverso. Cioè, quando vedo questo film penso subito a mia sorellina, siccome è disabile. E ovviamente lei non vede e, purtroppo non cammina, quindi è una sedia a rotelle, le braccia così, quindi, come l'avete visto in un video che avevo fatto molto tempo fa. E quando infatti sto con lei, cioè andiamo insieme al supermercato, dove c'è anche mia madre, c'è la mia famiglia, ci sono gente che la guarda e io giuro mi sto male, infatti io la guardo sempre male, la gente che guarda male mia sorella, faccio... perché mi viene nervoso su che gli altri vedono sempre la diversità delle persone, perché penso che ognuno, ognuno è fatto a modo suo, quindi... anche se uno ha un diverso carattere, allora devo guardarlo perché questa qua è più timida di me, quindi no. E la stessa cosa penso a mia sorella, io mia sorella la tratto come una persona normale, quindi penso sempre in quel film mia sorella. Comunque ho insegnato infatti ad accettare la diversità degli altri e anche vedere i lati positivi, cioè Quasimodo infatti era una brava persona, anche se aveva questo aspetto così, come dicono tutti, brutto e spaventoso, che in realtà non è vero, è una persona comune, ha soltanto dei difetti fisici, cioè non ammazzava nessuno. Semmai Jeff the Killer, sì, aveva una faccia così, aveva così, e ovviamente ammazzava, quello che avevo capito. Vado con anche mia sorella, che è vicino a me. Allora, e quindi ragazzi... Quindi questo Gobbo di Notre Dame lo metto come quinto. Il sequel di Gobbo Notre Dame a dire la verità non mi piace molto. Sì, la storia è bella lo stesso, ma purtroppo io guardo anche come disegnano i personaggi, disegna l'ambientazione e tutto. E il sequel infatti non mi è piaciuto molto. Però comunque lo metto in quinta posizione, Gobbo di Notre Dame, perché ho imparato questa storia. Comunque, a parte un'altra cosa che vorrei commentare del Gobbo di Notre Dame, a me mi ha fatto pensare di più... perché c'era Esmeralda, poi c'era questo prete, diciamo prete, sacerdote, non lo so neanche, che amava sta donna e la voleva possedere, quindi io da piccolo non l'ho capito, poi quando ho visto un anno fa questo film, subito mi ho fatto una faccia del tipo, minzega, meno male che l'ho capito adesso e non prima, ovviamente ero più piccola, quindi non capivo, comunque ho capito il significato di questo film, soprattutto nella parte di Esmeralda che il prete vuole per forza avere questa donna, minzega. Perché dopo pensa che è colpa di Esmeralda se lui ama lei, insomma, anche se non potrebbe perché è un sacerdote, quindi un conto se si togliesse la comunicazione del sacerdote, ma vabbè. Si dice così. Boh, vabbè, comunque mi ha intrigato tutto di sto film. Invece metto nella quarta posizione Aladdin, un film che mi è sempre piaciuto perché adoro le storie in cui c'è una povera...
No, c'è un povero e una povera con un principe e una principessa. Infatti, Aladdin rappresenta proprio che Aladdin era un ragazzo povero, cioè uno che doveva rubare purtroppo, quindi un po' un ladro, ma vabbè, lo faceva perché aveva fame, ovvio anche. E la principessa Jasmine, che invece era una principessa, però era rinchiusa in questo castello e quindi l'ha conosciuto un giorno scappando di casa e e Aladdin infatti l'ha salvata, perché se no se prendeva una mela veniva tagliata la mano, era un casino. Comunque mi è piaciuta anche la storia perché c'è il genio che è troppo divertente, le battute sono troppo forti, quindi il genio è anche uno dei personaggi comici che lo mette in seconda posizione, e poi anche gli animaletti che metto all'interno come la scimpanzé, adesso non mi ricordo più, ah no, Abu, no, Abu. Abu mi sembra, Abu, e poi c'era la tigre, e poi c'era il tappeto volante, quindi qua tutto un misto di fantasia, quindi è stato bello anche questo perché mi è piaciuto Aladdin. A parte questo di Aladdin, come... Allora, quinta, quarta, terza. Terza posizione che voglio mettere subito a posto è Cenerentola. Cenerentola, giuro, è stato uno dei miei personaggi anche che mi piacciono, siccome... Nerino! Cane, che è qua vicino a me. Comunque, Cenerentola, perché è una storia in cui questa Cenerentola, ecco, sogna. Io adoro i personaggi, a me piacciono i personaggi sognatori perché anch'io sono una sognatrice, anch'io desidererei tante cose, quindi mi piace questa storia perché lei sognava di avere questo principe azzurro, di essere libera, era sempre una brava ragazza, puliva per queste cavolo di due sorellastre e questa matrigna malvagia, insomma. Quindi mi è piaciuta la storia perché lei era troppo buona, era troppo ingenua. E mi piace come personaggio, quindi dopo mi piace tutta la fine, perché ovviamente sposa il principe Charming, mi sembra che si chiama. E infatti per questo mi piace. A parte questo, Cenerentola è stato anche come anche altri animaletti, come i topini che l'aiutavano, proprio una cosa bellissima. Topi che l'aiutano, che parlano, che bello. Se fosse la realtà, che ti preparano un vestito, Mizzega, figuriamoci. Sarebbe una cosa proprio bella. E poi metto invece di, allora, quarta, terza, seconda posizione, Frozen. Pensavate veramente che mettevo prima posizione Frozen? Beh, perché dopo vedete che prima posizione chi metto, che adoro un sacco, che ho sempre adorato anche i sequel di questa film animazione. Comunque, parlando di Frozen, ragazzi, Frozen è stato uno dei miei preferiti perché mi è piaciuto sempre Elsa, Anna, mi è piaciuto Olaf, che è troppo mitico, troppo puccioso. E poi c'era... Aspetta. C'era Olaf, cioè poi c'era lo stesso, quello che vendeva il ghiaccio, che ovviamente amava Anna. E l'unica cosa che mi ha fatto molto sorprendere, che infatti adoro questo film ancora ad oggi, è che Hans si è rivelato il cattivo secondario, insomma. Proprio cattivo, cioè un cattivo che non potrebbe neanche c'entrare, però è un cattivo che voleva a tutti i costi governare sul regno di Arendelle, quindi... Se sposava Anna era foto bip. Comunque mi è piaciuta la storia perché Hans si è dimostrato dopo alla fine che era cattivo. Non come molti film Disney che fanno vedere sempre dopo che è cattivo. Quindi è stata anche una svolta. Infatti quando ho visto che Hans e Anna si stavano baciando io dicevo sì, baciatevi. E poi Hans dice sta frase, spegne il fuoco, li rimango così e dico cavolo. E Hans si scopre che è cattivo e tutti infatti lo odiano. Beh, però come antagonista è anche uno dei personaggi molto molto cattivi e molto più misteriosi che altri che si scoprono subito nei film Disney. Questo per me è l'unico film Disney infatti che ha mostrato dopo che era cattivo. A parte questo, finito Frozen, mi è piaciuto anche ovviamente le musichette, come al solito, la musica e anche come l'hanno disegnato. Ovviamente in questi 5, top 5, adoro, li ho scelti anche perché li hanno disegnati molto 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 bene. L'unica cosa che vi dico, ragazzi, prima di arrivare al prima top, è che i sequel come il Gobbo di Notre Dame, non è che mi sono piaciuti molto. Bella la storia, dico, ma come l'hanno disegnati, no. Per quello ho un po' più difficoltà e per quello ho messo anche in quinta posizione, contando anche i sequel. Adesso, primo posto, che metto che anche i sequel mi sono piaciuti lo stesso, metto Ariel. Beh, Ariel mi è piaciuta un sacco perché mi piace per tutto il personaggio, perché ha i capelli rossi, che infatti sono rossi, adesso non vedete bene perché c'è troppa luminosità, ma comunque io ho i capelli rossi.
Adesso non si vedono bene perché dovrei mettere una posizione che non so dove andare di là o di qua, non lo so neanche io. Però ho i capelli rossi e quindi ragazzi, mi è piaciuto anche come personaggio perché è una ragazza determinata, arriva ai suoi sogni, ha fatto di tutto per avere questo principe. Poteva anche, Ursula poteva anche fargli del male, ma Ariel non le fregava niente, cioè Ariel voleva questo principe, quindi a me è piaciuto un sacco anche per questo motivo. Mi è piaciuto molto l'idea che Ariel avesse Sebastian e Flanders, mi sembra sì, questi due animaletti come compagnia, che li seguono dappertutto e poi il gabbiano scatto, che me lo ricorderò sempre che è un mito, una riccia spiccia, tutte quelle cavolate che si diceva, comunque mi è piaciuto anche questo del film. E poi mi è piaciuto ovviamente, soprattutto il primo film, ovviamente Ariel, che si chiama. Anche come l'ha disegnato. Poi, per esempio, i loro sequel invece sono anche. Anche se non è proprio il mio tipo di disegno che preferisco, cioè che disegnano così, sequel così, ma vabbè, l'accetto lo stesso perché è bello. Ovviamente, dopo sappiamo tutti che c'è invece la storia, che mi è piaciuto molto, della madre che qua ricorda il passato, beh, la musica e tutto. E poi c'è la sequel invece dove c'era invece Melody, cioè la figlia. Quindi ragazzi, ovviamente quello che dovete vedere, adesso non mi ricordo più se era il terzo, quello della musica, che quindi ricorda la madre Ariel, era il passato di Ariel, prima che incontrasse il principe. E invece Melody ovviamente in futuro. Quindi mi è piaciuta la storia per questo motivo. E poi, meno male, tutte e tre, dico che anche se quei due lì, dei due sequel, non è che mi sono molto. Non è che. Non sono il mio tipo di disegno che piace, cioè che è un disegnato diverso, ma dico che mi piace, cioè, non so come dirlo, ragazzi, cioè, non è il mio tipo preferito, ma mi piace. Basta. Comunque, prima posizione assolutamente Ariel perché è una ragazza determinata e sognatrice. Infatti è uno dei miei personaggi preferiti della Disney, Ariel. Quindi, ragazzi, finita la mia top 5 Disney. Ho parlato male gli ultimi 15 secondi, scusatemi, che figura di B. Comunque, ragazzi, spero che vi sia piaciuto il video. Cliccate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi!